Per poterla prendere e sollevarla ci sono delle appendici che sono Sì. chiamati pernoni di Ok. sollevamento e poi per poter far uscire l'acciaio liquido, la siviera, solitamente quelle percolate continue hanno degli accessori apparecchi Ok. montati sul fondo Che che è sono questo qua chiamate rosso. esatti cassetti, Ah, cassetti ok. siviera. E il cassetto come si apre? C'è un dispositivo da remoto per aprirlo, mica lo aprirà un operatore a mano. No, no, no. C'è, ovviamente viene montato, qui nella fotografia non è indicato, un pistoncino Sì. che fa muovere e chiudere una sorta di lama Ok. che apre o ottura un orifizio, Ok. ovviamente di materiale refrattario perché deve resistere All'acciaio all'acciaio. liquido. Ma io come la apro? Cioè si apre così? Tipo a... No, Come si viene apre? chiamato proprio Oppure c'è un buco che si a apre? ghigliottina, Ah, proprio così, proprio a A scorrimento. scorrimento, una ghigliottina che mi va a chiudere già un foro Sì. oppure me lo apre e lì Ah, quindi può. lui passa solo attraverso questo cassetto rosso. Corretto. Quindi la ghigliottina è solo il cassetto rosso. Certo. Non si apre il Il resto. resto assolutamente è È sempre completamente chiuso. chiuso. Sì. E quindi questa siviera viene forgiata da qualcuno. Come funziona? Com'è che la compro? Non sei sicuro che sia fatta bene. Cioè, Ci come. sono, no, questa siviera, visto che è manufatto di grosse Infatti, quello dimensioni, mi stavo ecco, qui domandando. stiamo parlando di diametri attorno ai 3 metri mediamente Ok. e altezze attorno ai 3 metri e 2. Ah, pensavo anche di più, ok, va Ecco, bene. su queste dimensioni stiamo parlando di siviere che trasporteranno circa 90-100 tonnellate di Ok, acciaio liquido. va Poi bene. dopo ci sono siviere E come anche faccio a qualificare un superiori. fornitore che sappia fare una siviera di questa dimensione? Come faccio a capire che sia in grado di farlo? Perché mica lo puoi fare una carpenteria? Non tutte le carpenterie lo possono fare, ma tu mi dici quali carpenterie sono No, idonee per poterlo come si fa a fare? capire se uno è in grado? Cosa devo controllare se io voglio Allora, qualificare un fornitore? bisogna controllare innanzitutto che abbia delle certificazioni, Sì? qualificazioni di saldatura, Ok, patentino per i saldatori, il quindi. patentino, ma anche lui delle qualifiche di saldatura Ok. idonee per poter saldare questi tipi di materiali, che sono materiali particolari, sono Ok. materiali che devono resistere anche fino a 450 gradi se questi manufatti vanno in condizioni molto particolari. Ok. Deve avere delle attrezzature idonee per poter saldare Sì. e unire i vari pezzi di lamiera, Sì. attrezzature per poter curvare questi materiali. E poi anche la capacità di poter lavorare anche dei pezzi quali sono i forgiati, Sì. che sono poi i perni che verranno utilizzati per il Per il sollevamento. sollevamento. Ecco. Ok, quindi praticamente andare a farmi un giro nella fabbrica dove fanno la siviera Questo per essere doveroso, così. bisogna fare un audit presso il fornitore, verificare che abbia una serie di attrezzature, Ok. dalle macchine piega lamiere, dalle saldatrici Ok. manuali, saldatrici automatiche, patentini di saldatura dagli Sì. operatori, sue qualifiche di saldatura e soprattutto che abbia già delle referenze, Che l'abbia già fatto da qualche già altra parte. fatto, esatto, e E fornito. chi sposta la siviera col carroponte? Perché penso che si sposti col carroponte la Certo. siviera, no? Devi avere il patentino per poterla sposare, ma c'era un patentino particolare o basta il patentino normale del carroponte? Basta un patentino normale di Ok, quindi non c'è carroponte, una, sì. non si fa una formazione specifica? Ok, No, 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 pensavo di sì. questo no. Un Ok. sollevamento di un carico, eccetera, Normale, eccetera, ok, ma sì. comunque stai fare un'acciaieria, quindi sapranno fare il corso ad Esatto, hoc. esatto. E il posizionamento sotto il forno per ricevere la colata, come si fa?
Ecco, Cioè bisogna fare dei calcoli, cioè non c'è una fossa dove la riceve, c'è un posizionamento. solitamente le siviere vengono progettate con la loro geometria in modo tale che poi vengono ospitate correttamente all'interno di, vengono chiamate in gergo stalli. Sono delle postazioni di appoggio che possono essere fisse se posizionate a terra oppure mobili se poi vengono posizionate su un carro che poi il carro stesso che poi trasla E va sotto. sotto il forno in una posizione fissa Quindi ho per un ricevere modo per essere l'acciaio. sicuro che è posizionata bene, perché Certo. se c'è una posizione a norma, così dice normale, standard, che mi Esatto. conferma che la siviera è in Sì. posizione sicura Sì. Esatto. e quindi che poi posso accedere a fare la colata. E la stessa cosa riesco a farla per chiuderla, cioè nel senso quando la chiudo fa il controllo, la chiude e basta. La chiude e basta. No, solitamente c'è un consenso che dà l'apertura di questo cassetto se e solo se è in una determinata posizione idonea per poter colare l'acciaio. Ok, quindi c'è un Ecco. consenso che Eh sì. Eh accetta l'inizio della sì. Eh colata, poi finisce la colata, siccome è sovradimensionata, lo chiudo. Esatto. Tanto sono sicuro che non c'è mai un troppo pieno perché è Esatto. sovradimensionata, e poi l'aggancerò secondo una procedura particolare al Sì. A carro carroponte e in modo tale che la sposto da quella posizione di lavoro ponte. Ok. e in modo tale che possa poi arrivare un'altra siviera perché il ciclo È in è continuo, continuo, indubbiamente. è così. E ci sono delle verifiche periodiche da fare sulle siviere? Ogni quanto? Come Questo funziona? sì, questo sì. Solitamente il costruttore delle siviere realizza un manuale di uso e manutenzione dove c'è una parte molto importante che sono i controlli periodici che bisogna effettuare su delle posizioni strategiche o critiche di questo manufatto. In particolare la parte critica si vede subito che sono le zone di Gli sollevamento. accessori di sollevamento che si possono Ecco, rompere. benissimo, infatti i perni, bisognerà controllare la bontà del materiale mediante dei controlli specifici, Tipo delle prove non. ultrasuoni. Ultrasuoni, quindi Esatto, prove non diciamo non, distruttive. prove non distruttive in generale, diciamo sondando la qualità più interna del materiale con dei controlli non distruttivi che sono gli ultrasuoni, la parte superficiale magari con dei controlli magnetoscopici o liquidi penetranti. Ecco, quindi Quindi non basta un controllo visivo, non basta che do no, no, un'occhiata. no, 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 sono dei controlli periodici da effettuare magari con cadenza trimestrale, semestrale o Ma annuale. magari il numero di cicli che mi determina il controllo periodico. Solitamente è indipendente dal numero di cicli. Sì, È solo il periodo di tempo. anche perché non sappiamo noi costruttori se l'utilizzatore finale adotterà sempre questa siviera, ipotesi numero 9, rispetto a un'altra siviera numero 7 e quindi potrà superare un certo numero di cicli, però indipendentemente da questo noi preferiamo fissare Un controllo periodico fisso. sì, un controllo periodico fisso, quello sì. E chi è che può fare il controllo? Ci sono degli enti apposta certificati, enti terzi, che Quindi chiamerà poi il cliente. l'utilizzatore che chiama l'ente terzo accreditato, Certo. perché sarà accreditato in una certa lista. Esatto. Ma sono gli stessi che fanno i controlli su carroponte? No. Potrebbero anche essere. Quelli, in questo caso però, sono enti che devono avere dei livelli abbastanza elevati per poter controllare le siviere. A volte ci sono anche dei controlli radiografici e quindi non tutti sono in grado Sono di abilitati, certificare. se non hanno Esatto. l'attrezzatura idonea.